La grande flotta delle piccole navi. Parte prima. Dagli egiziani ai velieri. Fra i primi marinai dei quali abbiamo notizia ci sono gli egiziani. Essi si spingevano oltre la foce del Nilo, ma raramente si allontanavano dalla costa. Usavano imbarcazioni lunghe e snelle, provviste di vela e di remi. Fra i modelli di questa flotta ci sono imbarcazioni commerciali e da cerimonia. Con il trascorrere del tempo, le dimensioni delle navi aumentarono e si arrivò alle galere con più ordini di remi, che nell'impiego militare montavano un rostro a prua. Questa flotta comprende navi che furono protagoniste delle guerre puniche. Navigatori importanti nel nord Europa furono i vichinghi, con i loro drakkar che potevano avvicinarsi ai 50 metri di lunghezza. Con il passare dei secoli si svilupparono le caravelle e le caracche. Fu con navi di questo tipo che Cristoforo Colombo raggiunse il continente americano. Questa scoperta e i viaggi verso le Indie aprirono nuove vie commerciali e favorirono lo sviluppo delle flotte commerciali e militari. Vennero costruiti bastimenti sempre più grandi, in grado di affrontare lunghi viaggi. I mercantili erano armati per difendersi soprattutto dagli attacchi dei pirati e dei corsari. Le varie nazioni si attrezzarono per assumere il controllo dei traffici marittimi. Anche in questo campo furono costruiti vascelli sempre più grandi, con più ponti e con un numero di bocche da fuoco dall'elevato potere distruttivo. Le alberature, le vele e le manovre si svilupparono sempre più per imprimere allo scafo maggiore velocità e manovrabilità. Nell'Ottocento si affermarono i clipper. Erano navi sottili e veloci, attrezzate con una superficie velica molto sviluppata. Per il piccolo cabotaggio venivano usate imbarcazioni minori come gli sciabecchi. Navi di questo tipo, veloci e manovriere, erano fra quelle preferite dai pirati. Altre navi commerciali molto diffuse furono i brigantini e le golette. Queste navi erano armate con vele quadre e con vele latine. La flotta dell'Anvo comprende anche numerose imbarcazioni caratteristiche come giunche cinesi, barche fluviali e lagunari o i tipici leudi usati per la pesca e il trasporto. Naturalmente, non possono mancare alcune riproduzioni dell'Amerigo Vespucci,
il veliero per eccellenza della nostra Marina Militare. Per saperne di più, visitate i siti www.anvo.org e www.mitidelmare.it.